Buongiorno a tutti, oggi abbiamo ospiti nella redazione di sant'alessandro.org Laura De Vecchi e Giovanni Berera dei dipartimenti educativi della Fondazione Bernareggi e vi raccontiamo Arte per i Cree edizione 2024. Buongiorno Giovanni, buongiorno Laura. Buongiorno. Cominciamo con te. Va bene. Quali sono le novità di Arte per i Cree di quest'anno? Ma la novità sta nelle collaborazioni sempre nuove che abbiamo allacciato quest'anno. Diciamo un format classico che è quello dei laboratori espressivi, creativi, in cui spesso coinvolgiamo artisti contemporanei e anche quest'anno abbiamo dei compagni di viaggio che ci hanno gentilmente concesso delle opere che abitano la nostra sede che abbiamo ribattezzato Palazzo delle Arti in via San Salvatore. Quest'anno però abbiamo deciso di fare due piccoli affondi fuori lab, li abbiamo chiamati perché sono come dire, dei padiglioni esterni dove facciamo dei laboratori. Sono due biblioteche, una la biblioteca Angelo Mai, la biblioteca civica della città, e una la biblioteca diocesana. Gioco forza perché il tema, o meglio, la storia del Cree quest'anno è ispirata, o meglio, è la Divina Commedia. Quindi non potevamo non andare in una biblioteca. La biblioteca diocesana custodisce dei volumi antichi, illustrati della Commedia, quindi saranno al centro protagonisti di un laboratorio dedicato al rapporto tra parola e illustrazione, parola e traduzione figurativa del testo. L'altra biblioteca invece custodisce due oggetti straordinari che sono i globi di Vincenzo Coronelli, che sono stati realizzati a fine Seicento e sono davvero degli oggetti capaci di parlare a un pubblico vastissimo, ai bambini, a incantarli. Non ho detto che il tema del Crema, questo si sa, è dedicato al cammino, al viaggio, agli itinerari, ai percorsi. I globi di Coronelli tracciano percorsi sia in terra che in cielo, perché uno è dedicato alle stelle, al cielo, uno è dedicato invece al globo terracqueo. Quindi ci sono questi viaggi più o meno immaginari che si possono fare circumnavigando i globi. Quindi la direzione della biblioteca ha con gioia accolto la nostra proposta e quindi spesso abitiamo la sala Tassiana, che è il luogo dove sono custoditi i globi, con i bambini che, dopo aver visto i globi di Coronelli, stanno costruendo un grande globo monumentale nel Palazzo delle Arti, che è un diametro di 4 metri, che sono esattamente i metri del globo più grande che Vincenzo Coronelli ha costruito per Luigi XIV a Versailles, dove è ancora conservato. Quindi c'è questo legame, sono dei novelli Coronelli, i bambini. Mi sembra di capire che sarà un viaggio veramente affascinante. Laura, ci racconti come si articola l'iniziativa di quest'anno? Che tipo di laboratori saranno proposti ai ragazzi? Sì, allora il format è il format classico, quindi abbiamo una serie di laboratori in città, quindi nel nostro appunto Palazzo delle Arti, che hanno un po' la particolarità, come anche gli altri anni, di partire quasi tutti da delle opere d'arte, quindi dalla collaborazione che abbiamo instaurato con degli artisti che ci hanno prestato le loro opere, che abitano appunto il palazzo. Ci fa piacere anche appunto citarli. Sono Erika Battello, che ci ha prestato appunto i suoi peekaboo, che sono dei piccoli origami che sono realizzati con delle mappe appunto geografiche, che però all'interno custodiscono delle piccole immagini di ricordi dei viaggi fatti, comunque della sua storia. Armida Gandini, che ci presta i suoi Stati di transizione, che sono dei volumi che proprio sono dei volumi legati al viaggio, racconti per ragazzi e per bambini, dove si lavora sulle immagini che vengono appunto modificate e diventano quasi reali. Bianca
Barbara Ventura, che invece lavora con la sua tecnica classica di creare queste sculture di carta, lavorando sempre su un tema legato alla Divina Commedia, che è il volo di Gerione, e poi ancora due artisti che invece abiteranno altri luoghi che sono vicini a noi, che quindi sono il Tempietto di Santa Croce, dove ha lavorato Andrea Bruschi creando un'installazione legata al tema delle nuvole, quindi di questi voli molto leggeri, di questi viaggi molto leggeri delle nuvole, e l'ex Ateneo, dove invece è stato realizzato un lavoro molto più complesso legato a un altro progetto della fondazione, che è Art Together Now, dove Geometric Bang ha creato dei grandi stendardi, che poi appunto tutte queste opere d'arte daranno il via ai ragazzi appunto per rielaborare tutti questi temi, appunto sempre legati al tema del crepi generale, rielaborarli in modo creativo. Quindi questi sono un po' i laboratori che sono creati, appunto immaginati per Città Alta, e poi come sempre abbiamo tutta un'altra proposta legata appunto ai laboratori negli oratori, quindi andiamo anche noi all'interno dei CRE che quotidianamente appunto svolgono le loro attività, portando sempre magari dei richiami agli stessi artisti con cui abbiamo collaborato quest'anno, oppure appunto altre suggestioni legate a delle tecniche artistiche, come per esempio quella della cianotipia, legata appunto sempre al tema del viaggio. C'è un bel movimento quindi negli oratori e anche in Città Alta quest'estate con Arte per i CRE. Ma sì, il movimento, il numero è impressionante, perché il totale dell'anno scorso ha sfiorato i 12.000 bambini, tra quelli che abbiamo incontrato in Città Alta e quelli che abbiamo incontrato nei loro oratori. Le parrocchie con cui siamo entrati in contatto sono 80, quindi è davvero sì, un gran via vai, per dirla col titolo del CRE, e ci fa molto piacere, perché Arte per i CRE è un progetto a cui i dipartimenti tengono molto, è quello che genera più energia e più entusiasmo. È breve ma è molto intenso, perché sono 8 settimane di laboratori, ma sono davvero 8 settimane molto piene. Ci fa piacere che i coordinatori, i curati degli oratori ritengano importante, all'interno del coloratissimo e frenetico mondo del CRE, che è fatto di gite, di piscine, di spettacoli, di anguriate, ricavare anche un piccolo spazio dedicato all'arte, alle arti, alle forme che le arti acquisiscono, per generare delle piccole riflessioni sul tema del CRE. Quindi questo è per noi un grande elemento di soddisfazione del lavoro. Benissimo, quindi saranno 8 settimane, mesi di giugno e luglio. Sì, noi abbiamo iniziato il 10 di giugno, finiamo il 26 luglio, perché nella coda finale soprattutto si aggiungono tutti i mini CRE. Loro iniziano un po' più tardi rispetto ai CRE, iniziano a luglio, e quindi ci sono anche 4 settimane di laboratori dedicate ai bambini e alle bambine più piccole, dai 3 ai 5 anni. Bene, quindi l'arte, ma anche a misura di piccolissimi. Benissimo. Bene, allora ringraziamo i nostri ascoltatori per averci seguito fin qua. Naturalmente, come facciamo ogni anno, vi proporremo anche degli approfondimenti per conoscere un po' più da vicino le attività e gli artisti di Arte per i CRE. Quindi vi aspettiamo qui sul nostro canale di santalessandro.org. Grazie mille a Laura e a Giovanni per essere stati con noi. Grazie. Grazie. Grazie.